Permesso, permesso. Ciao. Ciao. Stasera ho invitato dei miei amici a casa, mi fa piacere che conoscano Giorgia, che la rivedono perché l'hanno vista solo al matrimonio. Dai. Io non facevo manco parte. Anche ad Ale che è diventato padre della sua. Grazie. Auguri. È un modo per sbirciare un po' in questa sua quotidianità. Forse il più bel ricordo che ho di Giorgia, adesso che mi viene in mente, è quando siamo andati la prima notte in hotel. A Tropea, dici? A Tropea, sì, in viaggio di luna di miele. E lei è andata in bagno, si è struccata ed è uscita. Lì? E lì hai detto... Ah, bidet. Io vado. Lui crede fortemente nel ridere. Cioè, stare bene con gli amici. Mi ricordo una volta mi disse: già la vita ti dà tanti problemi, se non rido con gli amici, veramente, io non so più cosa farne. Qual è invece, se c'è stato un momento che hai detto: cavolo, può essere quello giusto per me? Se c'è stato. È vero, bella domanda. Quando hai fatto il gioco con la forchetta a tavola. Quello è un grande classico. Questo è cretino al punto giusto. Grande. E tu, Giallo, invece? Non c'è stato. Ma perché devi parlare al posto mio? Dai, vediamo cosa ti inventi, dai. Dai. No, è stato quando ha cominciato a fare le cose che prima non voleva fare. È stato il momento in cui ho capito che lei dice no, ma però è sì. No, è stato, cioè... Io non te la darò mai vinta così facilmente. Cioè, se tu mi dici, Giorgia, fai questo. Lei risponde di fioretto, cioè contrattacca. Cioè, non tende a difendersi, attacca. Conoscendo come è fatto Gianluca è un aspetto positivo. Cioè, devi tenergli testa. No, però mi sa di una guerriera. No, ma aspetta, lei, perché tu non sai quello che ho passato adesso. Lei, se tu la vedi così. Io la guardavo e dicevo, mamma, come sei bella. Ti prego, non mi guardare, dimmi che sei bella. Io odio le persone che si... Questo sul mio aspetto fisico. Vabbè, tu stai zitto, poi andiamo avanti. Anche tu adattati un attimo. No, dai, uno fa un complimento. Ma pensalo. Ma meno male che tira le frecciate, che risponde a tono, a meno dimostra un po' di personalità. A me piace, no? Che dimostra personalità, che quando invece è un pochino più spenta, che è più accondiscendente, io mi annoio quando fa così. Io invece a volte ho paura di dirti le cose perché ho paura di una relazione opposta. Hai paura che lei si reazione, sì, no, dopo che lei si chiuda. Perché lei poi tutte queste cose qua le vede non come una cosa per crescere, le vede come un'accusa che lei non va bene. E quindi cosa fa? Si chiude. Allora cosa fai? Stai zitto, non dici, così speri che si apra. Qual è una cosa che ti dà fastidio che non mi hai mai detto? E poi viceversa. A volte mi annoia perché sembra che prendi discorsi troppo vaghi, troppo alla leggera. Invece magari io questo tempo lo vorrei sfruttare per conoscerti. E magari tu mi parli di cose che a me mi annoiano. Si annoia. Cioè, secondo me non vale la pena. Non è stimolato abbastanza, non è abbastanza curioso. No, a me sarebbe piaciuta una cosa molto più semplice. Il fatto di fare Sherlock Holmes del suo cervello non mi fa impazzire. A lei gli fai una domanda, sì o no? Forse. No, sì o no devi rispondere. No, dipende dalle situazioni. Questo. Vedo un Gianluca meno disposto a farsi andare bene le cose. Però in generale Gianluca è sempre stato poco disposto a farsi andare bene le cose. La domanda è un'altra, Gianluca. Tu sei disposto a rischiare? No. Non lo so. Te lo dico io, no. Lei dice no, però. Lui dice non lo so perché fa più bella figura, ma la risposta è no. Chi ha ragione, Giorgio? Oh. Io ho sempre ragione. Però l'ho imparata da te, vita. Grazie. Io forse vedo in maniera diversa le cose da come le vede Giorgio, sotto certi punti di vista. Perché non te la senti? Sì. Non sei in grado di rischiare di metterti in gioco. Una dopo l'altra. La prima potevi dire sì, la seconda potevi dire sì, però non puoi dire sì. La seconda batteria navale. Ha tirato giù la batteria navale. Ha preso il cacciabombardiere. Per un lungo periodo, tutte e due col freno a mano tirato. Cioè, non hanno mai sviscerato che cosa non andasse bene nell'altro. Però questo succede durante una cena con gli amici. Per certi versi con un pubblico è più facile, perché a guardarti negli occhi davanti alla persona a cui devi dire che cosa non ti sta bene, è più difficile.
In questo caso gli amici hanno consentito una sorta di protezione. E Giorgia, da gattino impaurito, no, di guardare il mondo, in realtà è uscita, ha fatto uscire la leonessa. Ed è assolutamente un bene per lei, perché questa è la chiave del cambiamento. Accettare e riconoscere la parte forte di se stessa, perché anche questa è Giorgia. Ci sono delle cose di te che ancora non mi convincono al 100%. Ma perché secondo te io invece di te sono convinta al 100%? Malissimo da queste cose! Cioè, lei non è mai stata mai così, eh? Mai, come questa sera. Non l'è mai stata, eh? Però ti piace. Eh? Però ti piace. Però mi piace quando fa così. Mi piace. Vediamo se lo sarai anche domani. Insieme agli artigli di Giorgia, la serata ha tirato fuori anche tanta polvere da sotto il tappeto e ormai sarà impossibile ignorarla.